Siamo con Mister Tarabotto. Mister, un vado buono. Sicuramente l'Imperia ha fatto qualcosina in più, però il Vado ha messo in difficoltà una signora squadra che comunque è candidata alla vittoria anche del campionato. Diciamo che l'Imperia sicuramente è messa bene in campo, probabilmente i giocatori si conoscono anche un po' di più di quanto non ci conosciamo noi e devo dire che primo tempo così e così, però devo dire che loro erano piuttosto alti, dovevamo sempre scendere con la punta esterna in marcatura sul loro centrocampista che si allargava spesso e volentieri ed eravamo un po' in difficoltà soprattutto dalla parte di sinistra. Però devo dire che dal punto di vista della concentrazione, della voglia, della grinta, della verve, sicuramente oggi abbiamo dimostrato che ci stiamo avvicinando a poco a cercare di diventare squadra, cosa che non siamo stati nella prima partita di Coppa Italia. Devo dire che nel secondo tempo, a mio modo di vedere, meritavamo qualcosa in più, perché io credo che nel secondo tempo ero convinto di vincere la partita, perché avevamo più gambe, eravamo più veloci e l'abbiamo tenuti lì una ventina di minuti e secondo me se c'era una delle due squadre che doveva fare gol era la nostra. Poi è chiaro che loro hanno fatto questo gol e chiaramente poi nonostante fossero in 10 si sono difesi bene, ripartivano bene, tra l'altro anche davanti hanno un giocatore indubbiamente interessante, però devo dire che a mio modo di vedere il secondo tempo sicuramente meritavamo qualcosa in più. La cosa negativa è quando si perde, perché è chiaro che quando si perde non si è mai contenti, però sotto un certo punto di vista, nonostante ci siano delle cose chiaramente sulle quali lavorare, devo dire che sotto il punto di vista della mentalità, del gioco, della voglia di stare insieme, oggi sicuramente ho visto qualcosa in più, ripeto, contro un'ottima squadra. Grazie, mister, in bocca al lupo per il campionato. Grazie. Ciao.